Grazie, ciao ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, oggi in realtà non dovrei essere così felice e contenta perché parliamo dei miei 30 anni. Quando uscirà questo video, io avrò già compiuto 30 anni e vi faccio vedere quello che ho preso per organizzare la festa. Sono sincera, io non amo festeggiare i miei compleanni, in generale proprio non amo i compleanni. L'unico che mi piace è quello di Daphne, però i 30 anni si devono festeggiare e il tema che ho scelto, ora vi faccio vedere tutte le cosine, è la morte dei 20 anni. Quindi la morte e questo è l'invito, ve lo lascerò qui. È stupendo, vero? L'ha fatto mia sorella. E ho preso tutte cosine per allestire il tavolo perché farò un aperitivo, qualcosa di super basic. Su Instagram e su TikTok probabilmente già ci saranno le foto. Comunque nei prossimi giorni vi carico anche uno shorts qui. E ho preso giusto qualcosina perché ci sarà un tavolo semplice con la torta e qualche cappuccino. Cake, almeno penso di farlo così, e poi sul retro 30 anni e il dress code è total black, quindi ho preso anche il vestito per me e il vestito per Daphne, anche perché sarà un vestito che archivieremo e sapete che su Shein trovate tantissimi vestiti eleganti particolari a poco. Direi di partire dall'allestimento e partirei dalle candeline. Ho preso queste qui nere metallizzate, non volevo il numero 30, no, anche perché sopra la torta voglio fare scrivere RIP 20 e non volevo delle candeline colorate, quindi ho preso queste che sono particolari perché sono tutte con le ondine nere metallizzate, cioè hanno dei micro glitter in base a come sbatte la luce. In video secondo me non rendono. Probabilmente no. Queste qui sono 12 pezzi e le trovate in tantissime colorazioni. Io vabbè, ho preso tutto nero come vedrete, anche quelle grandi. Ho preso le candele grandi, queste qui lunghe, tutte nere, molto molto simili. Aspetta che qua ve le faccio vedere, qui, cioè sono identiche praticamente, con lo stesso nero metallico, bellissimo. Non fanno neanche puzza. Così, e ho preso 8 pezzi, quindi due pacchi di questi qui. E c'erano diverse forme. Io ho preso proprio le classiche basic con la punta sottile, ma questa è un po' storta. E poi un pochino più cicciotte alla base. E ho preso anche i candelabri, candelabri, il portacandela che è qui. Sono 6 pezzi. Sono 6 pezzi, ci sono sia quelli piccolini che quelli grandi e sono da montare ovviamente. Abbiamo la base e la testa. Vediamo se riesco a farlo molto velocemente. Allora, si avvitano con estrema facilità, sono molto molto carini, sottili, li volevo esattamente così e io ho preso il pacco da 6 pezzi, ci sono diversi set, potete prenderli anche singolarmente. Molto carini. All'IKEA li avevo visti, ma ovviamente il prezzo era molto più alto. Se dovete fare una festa a tema, vi consiglio di capire un po' un mese prima, in modo tale che se poi dovete andare a prendere qualcosa in giro, lo potete sempre fare, però il grosso lo avete a casa. Proseguiamo poi con questi che mi fanno morire. Sono delle cartoline da mettere su tutti i tavoli. Guardate, ci sta la tomba. Ah, ok, così. Ci sta la tomba, ci sta il 30, c'è il RIP 20, sì. E questi qui voglio metterli proprio su tutti i tavoli dove faremo l'aperitivo e sul tavolo vicino alla torta. Devo un attimo capire come, perché andremo noi ad allestire, io e mia sorella. Non mi sono affidata a nessuno, semplicemente perché è un compleanno di 30 anni, cioè volevo fare qualcosa di particolare perché sapete, sono fatta così, però neanche fare un 18esimo al posto dei 30 anni. E queste qui hanno sempre glitterini, quindi
quindi tutte nere glitterate come il resto delle cose. Per fare un angoletto foto poi ho preso questi occhiali 12 pezzi neri con i cuori, così, dove con un pennarello bianco indelebile voglio scrivere RIP 20 o comunque 30 anni, scriverò qualcosa su qualcuni, altri li lascerò così, in modo tale che possiamo fare le foto, ma sono troppo carini. Questi qui li trovate anche in bianco, in rosa, tante colorazioni, belli anche come idea per un photobooth per il matrimonio o comunque per battesimi, compleanni di figli, eccetera eccetera. Molto carina come idea. Poi, solo per le ragazze, per riprendere il tema della giovinezza, voglio fare una bustina regalo e ho preso queste bustine, sempre 20 pezzi, mi sa, sì, 20 pezzi di bustina. Anche qui trovate tantissimi kit, 10 pezzi, eccetera eccetera, quindi non serve fare un ordine di 20 pezzi. E questa bustina mi uccide perché c'è scritto "ma tu sei morto", nel loro caso "ma tu sei morta" e hangover kit. All'interno metterò una maschera, ho fatto una super scorta da Primark, 50 centesimi una maschera, per farvi capire il prezzo, io le amo, sono veramente super idratanti. Metterò una maschera e una molletta, aspettate vi faccio vedere, così, una molletta per farsi la skin care. Cioè, ditemi se non è il kit perfetto per non far morire la giovinezza. La mollettina, ti fai la tua skin care. Sto amando, veramente sto amando. Ovviamente queste idee sono sempre frutto di me e mia sorella mixate insieme, una dice una cosa, l'altra, e poi si fa questa idea super carina, cioè a mio parere super carina. Queste mollettine poi tra l'altro vanno super di moda e il set tutto nero non esiste, quindi o le prendete singole oppure prendete il pacco che è più conveniente, quindi ho preso il pacco nude, e che poi è anche in tema con il sacchettino come colore. C'è una nera, una marrone, una color tortora e l'altra beige, secondo me bellissime, veramente molto molto belle, ve le faccio vedere nel dettaglio. Questa praticamente è la versione autunnale del classico fiore hawaiano che sta andando tantissimo di moda, è veramente fighissimo. Poi quasi tutte le mie invitate hanno i capelli lunghi, lo possono utilizzare anche per uscire, io lo metterò a casa perché se lo metto per uscire i miei capelli sparano, però sono stupendi. Delle mollette ovviamente ho preso più pacchi in base alle persone che siamo, e mi sposterei sugli outfit, sugli accessori degli outfit, dell'outfit. Allora, io avrò l'outfit total black che ora vedrete, però ho voluto prendere questa collana, metterò praticamente soltanto questa, con tre perle differenti, cioè sono tre choker di tre grandezze differenti, però tutte unite. Vi faccio un close up, così, un po' incasinata questa roba, però molto... Ah, ma perché si possono anche staccare? Si possono... No, non si possono staccare, sto scherzando ragazzi, non si possono staccare, ok, così. E poi così. Oh, stupendi, stupendi. Cioè l'effetto è bellissimo, veramente stupendo. Non soltanto per il compleanno, ma anche da mettere anche con catenine, altre catenine per quando proprio mi voglio riempire di gioiellini o i miei momenti in cui voglio farlo. Comunque molto molto eleganti. E c'è anche la versione in cui si poteva staccare, ero indecisa, alla fine ho preso questa, non me lo ricordavo perché ho fatto l'ordine un po' di tempo fa. E l'altro accessorio che avrò è ovviamente solo per fare le foto, non è che faccio l'aperitivo con questo, è la retina funebre. Penso che si mette così, non lo so, non è un accessorio che utilizzo. Comunque tutti questi strass luminosi e la utilizzerò giusto per le foto, perché mi diverte troppo l'idea di fare un funerale ai 20 anni, sì, sono pazza. Passiamo così ora al vestito protagonista, che è qualcosa di super sobrio, nonostante nero, ha queste piume, questa scollatura con la V sul davanti,
faccio vedere, ok, con il silicone che ovviamente viene coperta da tutte le piume e strettissimo, questo materiale bello stretto, la zip sul retro scende lungo 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 e poi ha uno spacco per camminare in santa pace senza fare i pinguini. Lo amo, veramente stupendo, è bellissimo. Ovviamente poi nel video che vi pubblicherò, nello shorts, lo vedrete indossato. E per Daphne invece ho preso lui. Cioè, ve lo ricordate quello che le presi per lo Smash Cake? Ecco, è molto molto simile come modello, ha il fiocco sul davanti e anche sul retro, che praticamente è così, e ha sempre la zip, sempre così con la spallina sottile, stupendo, ha tutto questo tulle, è bello, come si dice, definito. Ma avendo avuto già l'esperienza di quello dello Smash Cake, io ho fatto delle foto meravigliose, sono andata proprio sul sicuro. Allora, questo è tutto quello che ho preso per il compleanno, i palloncini li farò fare qua perché l'ultima volta che li ho presi su Shein mi sono scoppiati tutti e non voglio ritrovarmi in quella situazione. E poi ho preso qualcosina, ma proprio veramente due cose, tra cui il grembiolino grafico pittorico che mi avete consigliato voi, perché io ne ho preso uno ma è da 3 anni in su e le va enorme di braccia, cioè di lunghezza va bene, il problema è, cioè, molto lungo, però le va bene, e di braccia è grosso. Mi avete inviato questo link di questo grembiulino, io vi ho ascoltato come al solito, come ho fatto per il timbro, e l'ho preso. Sul retro si chiude con i laccetti e le va perfetto, perché è proprio la dimensione esatta, e di questo ci sono tantissime taglie. Io ho preso la taglia S, che è la prima taglia, arriva fino tipo alla XL, comunque ci sono i centimetri ed è facilissimo misurarlo, e quindi come materiale sembra effettivamente come l'altro che ho preso invece sul sito di Evitas. Ora lo lavo subito. Poi ho preso questi fiori essiccati perché mi servono per fare un lavoretto che ho visto su TikTok, sono bellissimi. Così, ci sono diverse colorazioni, io ho scelto queste con il fucsia, il lilla, il rosa, poi c'era anche la versione blu, la versione verde, comunque sono stupendi, veramente bellissimi. E mi ricordano tanto anche i fiorellini che si mettono sulle unghie, vi feci anche un tutorial su Instagram mi pare. Poi due barattoli per mettere i colori, colori a cera e colori i pennarelli. E magari vi starete chiedendo perché non gli ho preso un classico borsellino, perché questi diventano dei portacolori per metterli sulla tavola mentre colora, quindi togli il tappo e non devi spostarli in nessun altro contenitore, a differenza invece del classico borsellino. Io questi contenitori li uso per i pennelli quando vado a lavorare, per me sono la vita, comodissimi, tra l'altro diventano piccolissimi oppure altissimi, si bloccano e non si muovono, e ne ho presi due. Ultima cosina che ho preso è questo, praticamente delle bustine per i panni sporchi all'asilo, semplicemente hanno questa chiusura, si possono mettere le scarpe, in realtà vengono vendute come porta scarpe, però a me servivano dei cambi in plastica grandi per i panni dell'asilo, quindi questo è il pacco da 10 pezzi, tantissimi. Sicuramente poi li utilizzerò per viaggiare perché me ne serviranno 2 o 3, poi li laverò internamente, se proprio dovesse esserci della cacca li butto, però sono bustine riutilizzabili. E con questo siamo giunti al termine del video, spero di avervi dato qualche ispirazione, come sempre se non siete iscritti recuperate, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video, vi aspetto anche su Instagram e TikTok, vi mandiamo un forte bacio e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi, bye bye!